Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del dolce domani di Banana Yoshimoto, libro che avete scelto per il Chibi Book Club di luglio. Se ancora non fate parte del Chibi Book Club o siete incuriositi da questo gruppo di lettura, vi rimando al video che trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Dovete sapere che Banana Yoshimoto è una delle mie autrici preferite di sempre, quindi quando sono venuta a conoscenza dell'uscita di un nuovo suo libro qua in Italia, non vedevo l'ora di leggerlo. Ma purtroppo, arrivata alla fine della lettura, sono rimasta un tantino meh. Prima di approfondire vi ricordo però che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi al canale, mettendo mi piace a questo video, oppure acquistando su Pumpling. Su qualsiasi tipo di acquisto senza minimo di spesa avrete il 20% di sconto utilizzando il mio codice da affiliata. In questo modo andrete a sostenere il canale, stessa cosa per i miei link da affiliata ad Amazon. Potete acquistare qualsiasi cosa attraverso i miei link e una percentuale andrà a sostenere il canale. Grazie a tutti! Tornando a parlare del dolce domani, edito Feltrinelli, a un prezzo di copertina di 12 euro e le premesse secondo me sono molto interessanti. Ci troviamo infatti di fronte a una ragazza che un giorno ha un terribile incidente d'auto. Si trova con il suo ragazzo e mentre lei, tra virgolette, se la cava con un bastone infilzato nella pancia, il suo compagno purtroppo muore. Lei quindi sopravvive a questo incidente e deve sopravvivere anche al ricordo e all'amore della persona che ha perso. Queste due persone erano molto legate, condividevano diversi aspetti delle loro vite. Per diverso tempo lei continua ad occuparsi dell'attività di lui, a frequentare i suoi genitori, perché erano diventati praticamente un po' come i suoi genitori. Quindi rivive costantemente, giorno dopo giorno, la perdita di questa persona. Arriverà però un punto in cui dovrà anche capire come andare avanti, che cosa fare della sua vita, al di là della persona comunque che ha perso, chi è veramente lei, come può ritrovare serenità, come può andare avanti dopo tutto quello che le è successo. Nonostante le premesse appunto abbastanza tragiche e il fatto che l'autrice parli molto appunto di dolore, di perdita, di morte, che cosa significhi morire non solo per la persona che non c'è più, ma per le persone che appunto sopravvivono alla perdita di un caro, che cosa significa la morte di una persona che si ama. Tutto questo viene indagato in maniera profonda, intima e molto molto delicata. Una delle caratteristiche, secondo me, di questa autrice è proprio la sua maniera delicata di trattare i temi più difficili e pesanti, tra virgolette. Come riesce a parlare lei di morte? Penso che poche persone ci riescano. Può sembrare triste, deprimente pensare a parlare di morte, ma secondo me è una cosa naturale perché tocca a tutte le persone, prima o poi tutti moriremo e purtroppo nella vita a tutti capiterà di perdere una persona cara. Quindi trovo che analizzare anche attraverso dei personaggi molto diversi da noi la fase del lutto, della perdita, del dolore possa essere molto interessante per conoscersi anche meglio, per diventare anche più sensibili nei confronti degli altri, per scoprire qualcosa di più nei confronti degli altri. In questo caso in particolare ho trovato molto interessante il percorso che fa la protagonista, perché inizialmente vive ancorata al passato, continua ad andare avanti pur senza fare dei veri e propri progressi, perché continua a rivivere le situazioni del passato e a rimanere molto aggrappata al passato. Ed è una cosa naturale, soprattutto all'inizio, quando non si sa in che modo poter andare avanti e ritrovare serenità e felicità. Però poi a un certo punto si rende conto che è importante conservare memoria dei momenti felici passati alle persone, passati assieme alle persone che non ci sono più, ma è altrettanto importante occuparsi delle persone che in questo momento sono vive. Non dico che abbiano priorità, ma le persone vive sono quelle che ci sono in questo momento, per cui effettivamente possiamo fare qualche cosa. Questo non preclude il portarsi dietro i ricordi appunto felici, le esperienze passate, il ricordo di chi non c'è più. Ma vuol dire in un certo modo, a parer mio, conservarne in maniera rispettosa la memoria. Non penso che nessuna persona che ci abbia veramente voluto bene potrebbe essere mai contenta nel vederci tristi, avviliti, ancorati al passato, senza possibilità di costruirci un futuro, soprattutto nel momento in cui si è molto giovani. Anche se non sembra, questo romanzo è stato scritto da Banana Yoshimoto in seguito al terremoto del 2011
ed è dedicato a tutte quelle persone che sono state colpite sia in maniera molto diretta e devastante dal terremoto, ma anche tutte quelle persone che comunque hanno vissuto indirettamente il terremoto, perché è qualcosa che ha toccato tutti. E come vi dicevo, la fase della perdita, la morte, il dolore è qualcosa che riguarda prima o poi tutti nella vita, quindi è anche attraverso questi momenti veramente tragici che possiamo sentirci vicini, possiamo sentirci meno diversi, meno soli, perché è qualcosa che unisce veramente le persone, anche se appunto in maniera tragica. Ho trovato molto toccante, da parte dell'autrice il voler dedicare delle parole, dei pensieri a questo avvenimento, alle persone appunto che magari soffrono, regalando una storia che comunque parla anche molto di speranza. Un po' la luce in fondo al tunnel, per intenderci. Nonostante questo, sono rimasta un po' me dalla storia, perché forse mi aspettavo maggiore trasporto emotivo, mi aspettavo di rivedermi magari in qualche personaggio, in qualche situazione, e questo non è avvenuto. Spesso mi sono trovata in, diciamo, disaccordo con alcuni pensieri che l'autrice ha voluto portare avanti o di cui comunque si facevano portavoce i personaggi. Mi piace la scrittura, mi piacciono le tematiche, mi piace anche il modo in cui l'autrice affronta queste tematiche, il messaggio secondo me è bellissimo, però al di là di questo purtroppo non mi rimane granché. La storia in sé non mi ha fatto impazzire, così come i personaggi. Per carità, c'è una costruzione secondo me graduale, soprattutto della protagonista, però non ho sentito quella spinta emotiva che spesso sento con i suoi romanzi e non ho sentito quel legame invisibile che di solito appunto mi lega alle opere di questa autrice. Non posso dire che si tratti di una delusione perché appunto ho apprezzato alcuni aspetti del romanzo, soprattutto il messaggio e le tematiche, però mi aspettavo qualcosa in più. Voi avete letto Il dolce domani? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così come fatemi sapere se vi incuriosisce o meno come libro, se ancora non l'avete letto. Se siete incuriositi dal CB Book Club, vi ricordo che trovate tutte le info qua sotto in descrizione. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!